Buongiorno e buonasera e buonanotte a tutti. Buonanotte e buongiorno. Bentornati in un nuovo video. In questo video oggi proveremo dei una snack. Una box. Come si chiama? Box Taco Treat. Box Taco Treat e Ayumi Chikamoto. Ayumi Chikamoto. Ringraziamo Ayumi Chikamoto, la manager di Ayumi Chikamoto. Grazie a tutti. Arigato gozaimasu. Oggi quindi abbiamo la Tokyo Drift. Vai, mangiamo lo scatolo. No, degli snack. No, è la Big Tokyo Drift, la Mega Tokyo Drift. Guardate la testa. È una bellissima scatola tutta decorata, vedete. Che bella. Ramone. Bella grande. Quando ho visto mi sono spaventata. Sì, è la mega box di Tokyo Drift, sorella. Quindi qua ci aspettano veramente delle cose bellissime. Quindi che aspettiamo? Apriamo lo snack. Questa rotella. Ecco, l'ho aperto, cazzo. Apriamo. Su. Apriamo lo scatolo. Non si può vedere. No. Dammi lo scatolo. Allora, iniziamo con gli snack salati di questa box, che non solo è una normal box, ma è una small, una regular e una premium. Premium small! Sì, la box più grande. Prendo gli supereroi. Qui c'è scritto Don Don. Don Don. Allora, questo sono dei tamburelli. Dei tamburelli, vediamo se c'è scritto giusto. Sì, qua c'è scritto so. Non lo conosco. So su. Non lo conosco. No. No, per poco fa. Sono sui registra. E poi mi fa il pacco. So su, che ti ricorda so su? Che cosa. Cosa dura? Scusa. Aspetta. Sono dei salatini piccolini. Che dolori? Ma che nasce? Sì, fatta a olio. Come sono fatti? A olio. Sicuro. Sono spezialissimi, sono delle mini bites. Mini morsi di. Allora, quando. Di patatine. Quando lo mangiate, sente il gusto, poi dopo diventa tutto olioso. Hai visto? Non scende. Diventa tutto anzovato. Due anzovato. Se dovessimo assimilarla a qualcosa, che cosa lo assimileremo? Una patatina piena d'olio. Io delle patatine super speziate. Una patatina piena d'olio speziate. Salate. Un pizzicolino dolce. Ma è buono, devo dire. Sì. Quando lo mangi. Mi piace perché sono saporite, quindi. Piace a noi. I like it. Yucal. Tu chiama. Dopo questo, farsi un po' a bocca diversa. Vediamo quale mettiamo. Prendiamo il rocchettano. Oh, questa è una canzone araba, no. Eccolo qui. Va bene, mentre tu apri lo leggo. Sono anche dei nuovi sì, te non già. C'è questa, ho detto che la busta è carina. Cioè, e tutte le altre buste che sono carine le stavo per scassare, quindi. Questa ha solo una consistenza. No, mangia. Che cos'è, sorella? Che cos'è? È una cosa morta. Una morta fatta. Che cosa ti ricordano i cappellini di questi? Un calamaro. Esatto, un calamaro essiccato. Che lui le dice essiccato. No, vabbè. Come ogni altro pesce essiccato, mollusco essiccato. Non ti piace essiccato. No. Non ci piace essiccato. No, non ci piace essiccato, quindi no, vabbè, ovviamente. Non ci è mai piaciuto vedere tutti i video dove stanno gli essiccati. E faccio proprio così.
Sembra quella faccia di culo. Va bene. Andiamo avanti e proviamo un bello snack. L'Umaibo! Io amo questi Umaibo, sono fantastici, non so. Doraemon! Mi pare una panza tanta. Ma così? Ma così proprio? Così. E questo non saprei dirti a che gusto è. Non ho mai provato questo. Pacuapu. Prego, apri. Allora, odore. Ci piace. Colore rosso. Colore come quelli americani, conoscete? Conoscete? Buco. Aspetta, prima io. Sa di pizza. Sa di buono. Questa pizza. La rondella alla pizza. Io veramente amo gli Umaibo perché no, questo qui spezialissimo come sempre gli Umaibo ci insaporiscono la bocca perché sono molto speziali, molto buoni, molto succosi. Il succo c'è dentro. Ma dove? Vabbè. Succo. Votati per questo 100 40 ci 70 ci piace. Ci piacciono. Il prossimo snack veloce, bacche di vaniglia. Com'è? Bacche. Coriander. Coriandoli. Vabbè, proviamo. Sì. Pari. Odore. Lo sai che il costo di cano? Cosa? Specifico. Stavo cercando il costo di cano qui. Ah, questo è dolce. Mangiamo lo stesso. Cosa di caffè? Allora, questo pensavamo fosse salato. Perché? No. Sono tutto palato. Perché ho visto la figura del protusino. La figura del coriander. Dall'altro è caffè bruciato. Come se fosse caffè bruciato in fondente allo stato puro. Ma no, come se fosse la cosa di caffè però messo congelato dentro al congelatore. Che schifo, no, in realtà devo provare anch'io. Perché abbiamo anche la guida con la toppetta. Bellissima. E di che cavolo sa? Ami il coriandolo, adesso puoi gustarti il gusto e l'aroma dell'erba rinfrescante. Ma ah, proprio rinfrescante no. Rinfrescante no. Ho bella consistenza, cioè. Cosa di caffè al vino. Non ci piace. Non ci piace, no. Proviamo un altro mezzalato. Tazza! Grico! Grico! Ma non vedi Grico, ma per i fasulli qua. No, secondo me questo sorella quando tu hai il prezzo e trovi Grico. No, è tu fagiolo. Stai lanciando la qualità. Ma si trova Grico, ma come fai già la live che fai? Edamame. Io voglio provare da tanto tempo gli edamame! Che ma sono di specie di piselli. Si trova Grico, non trovi pisella id. E dai, proviamo gli edamame. Due pisella id. Odore. Ma odore. Sono mamma mia. Ma proprio di cacciolo, proprio chi le fave. Ah, tipo le fave sono quando le fave vado sul tavolo. Le fave del frutti verdi. Queste magari sono a mano. Questi sono molto carini. È un nido. No. Non sono più. Amo la verdura. No. Infatti con questa faccia potevi mai amarla? No. Da una parte mi piacciono perché sono un po' salatini. Sono una bella consistenza, dall'altro no perché sanno troppo di avere nello sfumare il gusto, quel gusto di fava non mi piace tanto. È come se hai messo a cogliere e mai sta a mangiare proprio da terra, in pratica proprio da terra me lo andai a prendere e me lo mangiai. Va bene, allora un no è un no. Rifacciamoci allora, la bocca sorella, rifacciamoci la bocca e beviamo un fa vedere chi c'è il chirino.
Ta-da! Vediamo che c'è scritto qua. Sored giapponese. Soreti giapponese. Raichu. Ah, so. Wow, Soreti Raichu. Quanto tempo che non vedo questi cosi così. Soreti. Questi cosi così, questi pacchi così. Prima devo vedere il succo di frutto. E dai, sì. Apriamolo. Allora, che è caldo, ok, cioè uno sta venendo dal Giappone dopo una ventina di giorni in giro. In più è dolce, pure buono. È dolce, il gusto è lieve, è soffice. Ma che cosa è? Litchi. Mora. No, è litchi. Allora, come gusto non è intensissimo, perché proprio i litchi sono poco. Però è pure poca cavolo. Non è proprio rinfrescante perché non l'abbiamo messo in frigo, giustamente, avendo adesso la box. Quindi vabbè. Molto caldo, molto rinfrescante. Guarda la temperatura ambiente. Guardate la temperatura ambiente. Ambiente. Ci piace o no, sorella? Ci piace? È troppo buono. Ci piace. Se anche se è poco caldo. Niente, praticamente qui sono venuti degli snack salati per questo video, anche se abbiamo trovato uno dolce, ma va bene. Commentate qui sotto se vi è piaciuto il video, seguiteci. Vi voglio bene, vi voglio bene. Ciao bambini, ciao ciao. Mettete un like. Ci vediamo alla parte 2 di questo video. Ciao a tutti.